Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che ha una missione importantissima, e cioè conoscere meglio i comuni della zona Milano Ovest, perché io ci abito da diversi anni, per la precisione 6, ma posso dire con certezza di non conoscerla abbastanza, se non quasi zero, anzi conosco il mio orticello e qualche altro punto utile, ma poi basta. Siccome a un certo punto toccherà anche a noi cambiare casa, e qui nel comune ci sono forse 5 appartamenti in affitto e sono tutti bruttissimi. E per quanto riguarda invece le case in vendita, non ne parliamo, costano quasi come a Milano, per cui bisogna un attimo allargare gli orizzonti e capire qual è la situazione nei dintorni. E perché no, scoprire magari qualche altro comune bellino dove magari si può trovare anche una casa altrettanto bella. E poi spero in questo modo di essere un po' il vostro navigatore in cerca di aree verdi fuori Milano, perché quello è quello che sto cercando. Aree verdi, tranquille, con spazi molto ampi, perché per me questo è fondamentale. E allora non perdiamo troppo tempo, la prima cosa da fare è scegliere l'outfit e oggi mi sento di voler indossare qualcosa che non indosso da parecchio tempo. Questa è forse la cosa che non indosso da un anno almeno. E poi bisogna trovare una parte sotto che vada bene. Questi. Vediamo se funzionano insieme. I colori sicuramente sì, ma non so se poi lo stile funziona. Nel caso ci sono anche questi come alternativa. La prima opzione, come immaginavo, non funziona proprio benissimo perché mi sento un po' troppo frou-frou. E questi pantaloncini con questo top forse non stanno proprio bene insieme. Sotto ne ho un altro che forse funziona un po' meglio perché è un pochino più basic, un pochino più semplice. Magari potrei mettere una camicia più semplice, più lunga, oversized e vedere se funzionano bene insieme. Altrimenti mi tengo questi due pezzi e va più che bene. Ma adesso provo anche gli altri pantaloncini e vediamo. Anche il secondo non mi convince molto perché probabilmente questo top non va bene. Ce lo vedo forse meglio con un pantalone molto molto semplice a vita alta, per cui rinunciamo al top, rinunciamo a questi pantaloncini, mi ricambio in quelli precedenti e aggiungo un'altra cosa e torno da voi. L'outfit è deciso, ho messo sopra una camicia lunghissima oversize di Zara. Questa l'avete già vista diverse volte e questo è un altro modo di indossarla. Tra l'altro, adesso va tantissimo, per cui mi sento super fashion. E la scelta di mettere il top questo qua sotto è molto strategica perché l'obiettivo è quello di arrivare al Ticino e trovare una spiaggia dove prendere un po' di sole. Sono veramente soddisfatta dell'outfit. Ora, la cosa successiva che bisogna fare è preparare la borsa a frigo con il pranzo e l'acqua. Mi sono comprata ieri il mio pane preferito, Char Mastro Vital, e le fette di camoscio d'oro. Queste sono davvero buonissime. E poi mi prendo l'acqua. Tutto questo ce lo mettiamo dentro la magnifica borsa frigo, anche se il pane può bastare forse qualche fetta solo. Mettiamo anche un po' di caffè dentro il thermos perché il caffè è assolutamente indispensabile. Ora in realtà manca anche un telo e poi fondamentale la protezione solare, perché non vogliamo che succeda quello che è già successo l'altra volta. Tra l'altro mi porto anche qualche props, perché se riesco mi fermo a fare anche delle foto
E lo sfrutto anche per mettere qualche attrezzatura dentro, tipo il cavalletto e vediamo cos'altro, il computer, qualcosa da leggere, insomma, cose utili. Sono pronta, mi sembra di partire per le vacanze, anzi, mi sembra di partire per una giornata al mare. Che meraviglia! Siamo pronti per partire, non userò il navigatore perché andiamo alla scoperta del territorio. Il primo paesino verso il quale siamo diretti è Vanzago. Perché lì c'è anche una riserva naturale e quindi andiamo un po' a scoprire la zona e capire cosa c'è di bello lì. Allontanando da Vanzago, è un paesino molto piccolo, non troppo rumoroso, è molto silenzioso, immerso nel verde a quanto pare. Il contesto è più tipo villette nel verde, ci sono pochissime case grandi da quello che ho visto, è il centro molto piccolo, c'è una chiesetta. Però non è nulla di particolare, non c'è niente di così spettacolare, a parte il parco, la riserva naturale, che non so quale sia, forse questa qua a sinistra, non c'è nulla, ma non mi dispiace, finché è immerso nel verde non mi spiace se non ci sono cose troppo particolari, anche se è vero che dove abitiamo ora il centro è davvero carino, è molto particolare. Sembra un piccolo borgo. Il nostro viaggio prosegue e mi sa che andiamo a fare un salto a Pregnana Milanese perché ci siamo attaccati praticamente e poi magari andiamo ad Arluno. Facendo una piccola deviazione perché ho visto le indicazioni per arrivare alla riserva naturale, al parco WWF di Vanzago, sono arrivata a Mantegazza, frazione di Vanzago, e qui è davvero bellissimo. Da questo viaggio finora ho capito che la zona tra Vanzago e Pregnana, quindi proprio al confine tra le due, è bellissima, piena di verde, ci sono un sacco di villette immerse proprio nel verde, e poi Vanzago sembra promettere di più e a quanto pare le frazioni sono più belline. Qui tra l'altro c'è l'ingresso nel parco, quindi andiamo a vedere un pezzo. Ho deciso che in questo giro scenderò dalla macchina solo nei comuni dove vedo che vale la pena vedere un po' meglio cosa c'è intorno. E tra l'altro ci tengo a specificare che mi sarebbe piaciuto fare questo giro in bici, ma purtroppo non ho una bici. E ora sono alla ricerca, in realtà vorrei comprare una bici che mi permetta di fare delle gite in giornata, però non capisco nulla in materia, per cui se avete consigli scrivetemeli qua sotto nei commenti, vi sarò davvero molto grata. Tra l'altro comodissima perché ci sono anche tantissimi parcheggi qua all'ingresso. Andiamo a fare un pezzo qui dentro. Non male quelle casette lì. Sono delle villette che guardano verso questo prato immenso. Che meraviglia! Se state cercando delle case in questo tipo di contesto, segnatevi Mantegazza. Ora siamo diretti verso Arluno e andiamo a scoprire anche la zona di lì.
Nel frattempo ci vediamo un altro pezzettino di Mantegazza. Facendo un veloce check, ora sembra che treni diretti non ce ne siano. C'è da fare un cambio per arrivare a Milano, per cui direi che non è proprio comodissimo, anche se il viaggio in tutto porta via 50 minuti. Vedremo, vedremo. Da studiare sicuramente meglio. Adesso andiamo verso Santo Stefano Ticino. Non credo che ci fermeremo più, anche perché siamo un po' lontani, e se dovessi scegliere di venire a vivere così lontano da Milano, probabilmente non andrei più a lavorare a Milano, perché potrei impazzire a fare tutti i giorni un viaggio così lungo. Tra l'altro adesso ci dobbiamo anche fermare a fare rifornimento, perché sto per esaurire la benzina. Abbiamo appena visitato anche il centro di Santo Stefano Ticino, molto carino anche qui, basta poco per convincermi, un po' di verde, tante villette e tanti spazi ampi. Adesso andiamo a fare un salto a Magenta e poi ci fermiamo direttamente al fiume. Parcheggio del Salunga di Corvetta. Questa sembra una zona più fornita di servizi, supermercati, negozi vari per la casa e la persona. Mi sono fermata perché devo fare tappa bagno, grazie Salunga, e poi devo cercare un benzinaio perché in tutto questo non ho ancora fatto rifornimento e sto rischiando di rimanere giusto un pelino a piedi. Sono ridotta proprio male perché adesso di Corbetta non funziona il bancomat e quindi ho dovuto fare 5 euro di diesel. Tempi molto magri per me. Vabbè, cerchiamone un altro subito, anche perché la macchina mi dà 55 km di autonomia e non è per niente una bella cosa. Fortunatamente ne ho trovato un altro di benzinaio poco fuori da Magenta, è il Repsol, e qui sembra andare bene, vediamo se funziona anche il bancomat. Abbiamo un serbatoio quasi pieno e quindi siamo pronti ad altre avventure. Partiamo! Gente, meno male. Che meraviglia qui, non so se mi state sentendo, ma la natura è davvero spettacolare. Non c'ero mai stata al fiume e a quanto pare da qui partono anche un bel po' di percorsi per fare camminate. Di là vedo un po' di gazebo, forse c'è un po' di gente a fare grigliate, anche se è vietato, ma bellissimo. Penso che mi porterò dietro Andrea, una volta andremo a fare delle camminate. Ora che però sono arrivata qui, non so se ho voglia di fare... Che meraviglia!
Non so se ho voglia di fare picnic perché sono da sola e mi sto prendendo un po' male, però intanto sono contenta di aver visitato il posto, di aver visto questo confine marcato dal fiume e ora me ne torno indietro. Chiudiamo, è tutto bello, tutto fantastico, spettacolare. Ma parliamone, cioè, giusto nel momento in cui ho realizzato che forse non era proprio un'ottima idea rimanere a fare picnic da sola, anche perché c'era un signore tutto tranquillo a pranzare, poi una famigliola felice che se ne stava andando, non c'era poi nessun'altra anima se non quella gente che avevo visto sotto il gazebo. E quindi ho deciso di tornarmene tranquilla indietro finché non è successo nulla. E mentre stavo facendo questi 100 metri dal fiume alla macchina, ho incontrato un gruppo di uomini, quindi due ragazzi giovani e due più adulti. Ovviamente tutto tranquillo perché sennò non sarei qui in macchina. Però hanno comunque fatto il loro commentino. E lì io rimango perplessa. Perché lo devi fare? Cioè, io capisco il fatto che per te uomo magari è un apprezzamento e pensi di fare una cosa gradita. Ma se io che sono ragazza ho paura di andare al fiume da sola e rimanere lì a pranzare in santa pace, e per un uomo non è così, perché non ragioni due volte prima di fare un commento stupido? Perché? Magari non sarebbe successo nulla, anche perché vedo che stanno andando verso di là un po' di famiglie, però comunque non mi sento tranquilla. E pensavo che non sarebbe stato così complicato venire al fiume e fare picnic, ma a quanto pare ancora lo è, perché non mi sento sicura. Non so se è una cosa che mi è stata inculcata in testa e quindi mi viene l'ansia al pensiero di stare sola in un posto così, ma poi succedono queste cose che ovviamente vanno a rinforzare questa paura che ho già, e quindi basta, tutto qua. Vorrei che arrivasse quel giorno quando le ragazze o le donne in generale non avranno più paura ad andare in un luogo non accompagnate ed essere anche tranquille, perché a me sarebbe davvero piaciuto rimanere lì tutto il pomeriggio sulla riva del fiume, però non mi sento al sicuro e quindi me ne vado via, purtroppo. E quindi, come dicevo prima, dovrò trovare quella giornata in cui comincerà Andrea a venire con me a fare una giornata al fiume, perché da sola non mi sento tranquilla. Adesso vediamo se magari trovo un parco bello, carino, dove fermarmi e fare picnic in santa pace, se no penso che andrò a fare un salto da mio padre. Questa di certo è l'opzione più sicura tra tutte. Sono nell'orto di mio padre. Sono venuta a fare shopping di verdura. Ma perché sono viola questi pomodori? Perché li ho comprati io viola. E sono buoni? Mai visti i pomodori viola. Qua ci sono le melanzane. Dove sono? Sono nascoste. Poi quelle sono zucchine, angurie, i miei fagiolini. No, i miei fagiolini sono questi, ormai morti. E poi mi
ci sono i peperoni. Ho trovato anche una zucchina. Yum. Allora, ricapitolando, ho fatto shopping di pomodori, pomodorini, melanzane, zucchine, peperoni e cetrioli. Il mio giro è finito. Sto partendo ora da casa di mio padre e ho passato il pomeriggio qui. Alla fine è quello che ci vuole sempre. Quando ti senti un po' così, che non sai che cosa vuoi dalla tua vita e un po' in crisi con tutta l'esistenza, in realtà sì, e giro così per i paesini della provincia di Milano. Ci voleva, però passare un pomeriggio col papà è la cosa migliore del mondo. E poi che sia il papà o la mamma, i genitori in generale. Sono più che contenta di questa giornata. Mi ha dato un sacco di soddisfazione. Mi sono finalmente svagata un po' rispetto agli altri weekend, quando sono stata tutto il weekend in casa a fare e non fare niente. Perché alla fine sì, quando stai in casa, io perlomeno mi trovo sempre da fare, però poi alla fine mi sembra di non fare nulla per me stessa, anche se sono comunque cose per me stessa, perché sistemare la casa, mettere a posto delle cose, inventarmi altre cose in giro per casa, sono sempre cose per me, però non è la stessa cosa. E quindi sono contenta di aver passato il sabato a fare cose proprio logistiche per la casa e per me stessa, e a fare tutte le commissioni che andavano fatte, e mi sono proprio tenuta libera la domenica per fare appunto questo giro nella natura e per fare un salto da mio padre. E basta, non ho più niente da dire. Devo solo dire che adesso mi sento molto in pace con me stessa e mi sento di aver passato un bel weekend. Non so se continuerò a filmare ancora, ma nel caso non dovessi più farlo oggi, vi saluto e vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo come sempre la prossima settimana. Probabilmente sarà un video un pochino più come i soliti miei video, ma se non dovesse essere così, se tornerete qui, sono certa che apprezzate anche questa tipologia di video. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Sono già a casa, ma PS, mi sono dimenticata di dirvi due cose importantissime. Uno, no, il mio comune non è il più bello della zona. E due, no, non sarà facile trovare una casa altrettanto bella o più bella di quella in cui viviamo adesso, ma io non mi arrendo.